Benvenuti in un nuovo episodio del podcast Avventure su quattro ruote. Arta Terme, la meta dell'emozionante viaggio in solitaria con il mio van. Questo piccolo angolo di paradiso termale, immerso nella natura incontaminata, mi ha offerto un'esperienza bellissima tra il suo ricco patrimonio storico-culturale, paesaggi mozzafiato e un profondo senso di serenità. Questa località è un'oasi di pace e relax, perfetta per una breve fuga in camper. Un incantevole luogo incastonato tra i monti della Carnia in Friuli Venezia Giulia. Dove parcheggiare il tuo camper? Ad Arta Terme trovi una comodissima area camper gratuita da cui si gode una vista meravigliosa sulla cittadina e sul paesaggio circostante. È situata proprio su un'altura, di fianco agli edifici delle terme. Dispone di 6-7 piazzole, ampie e delimitate da siepi, con servizio di camper service, seppur molto modesto. Infatti lo scarico acque grigie è possibile farlo solo in un pozzetto posto in una delle piazzole e si può caricare acqua tramite due rubinetti collocati sulle due colonnine dell'elettricità presenti. L'area infatti è provvista di due punti di ricarica con 6 attacchi. Eventualmente, se non trovi posto, come è successo a me quando sono arrivata, puoi parcheggiare nel grande piazzale sterrato sito proprio di fianco all'area sosta. Poi, appena si è liberato un posto, mi sono spostata in una piazzola e ho collegato il van a una colonnina dell'elettricità. A pochi passi a piedi c'è un comodo supermercato, le terme, un parco giochi e numerosi sentieri escursionistici. Qui ad Arta ho trascorso 10 giorni nel mese di agosto 2023, mentre Max si imbarcava in una breve avventura in bicicletta attraverso la Croazia. Eravamo appena rientrati dal Portogallo, ma il nostro viaggio là aveva subito una pausa improvvisa per questioni familiari. E così ho messo in moto il van e sono partita per Arta Terme. La sensazione di libertà che si prova mentre si guida attraverso le montagne friulane è impagabile. Una volta arrivata, mi sono subito resa conto di quanto questo luogo fosse speciale. La quiete e la bellezza della natura circostante, tipica delle località di montagna, sarebbero stati il mio rifugio perfetto per trascorrere ore piacevoli e rigeneranti. L'autenticità di Arta Terme. Questa splendida cittadina è situata a 442 metri di altitudine nella regione alpina della Carnia, un territorio prevalentemente montuoso, posizionato nel nord-ovest dell'area provinciale di Udine, nel cuore del Friuli Venezia Giulia. La regione della Carnia abbraccia gran parte delle Alpi Carniche, insieme alle sue valli alpine. La città principale è Tolmezzo. Arta dista 10 km dal confine austriaco e 20 da quello sloveno. Benessere e natura. Le terme di Arta sono uno stabilimento termale dotato di area wellness e piscine che offre servizi come bagni termali, massaggi e trattamenti per il relax, il benessere e anche per la fisioterapia o la riabilitazione. Arta Terme è famosa per le sue acque curative, che sono state sfruttate sin dai tempi dei Romani. Le sue sorgenti termali sono rinomate per le proprietà terapeutiche e sono l'ideale per rigenerare mente e corpo.
Le terme sono alimentate dalle acque della fonte Pudia, che sgorgano ad una temperatura di 9 gradi e sono classificate come solfato calciche magnesiaco sulfure. Il nome stesso, Pudia, deriva dal latino putens, per evidenziare l'odore distintivo di uova marce che queste acque emettono in quanto contengono un'elevata quantità di zolfo. Giosuè Carducci e Arta Terme. Il 19 luglio 1885 Giosuè Carducci giunse ad Arta Terme, che ai tempi era una località alpina amata dalla borghesia veneta e dalla nobiltà friulana. Il famoso poeta soggiornò presso l'albergo Poldo per quasi un mese. Prima del suo arrivo, Carducci aveva avuto problemi di salute, tra cui un disturbo cardiocircolatorio e una leggera forma di esaurimento nervoso, che lo avevano portato a cercare una cura in montagna. Qui rimase affascinato dalla bellezza del paesaggio e dalla sua natura incontaminata, e durante il suo soggiorno scrisse le poesie Il comune rustico e Ballata in Carnia, due opere significative nel suo percorso artistico. Esplorazione naturale. Una delle cose più affascinanti di Arta Terme è la sua posizione immersa nella natura. Qui avrai l'opportunità di esplorare sentieri panoramici che ti condurranno tra boschi lussureggianti e paesaggi mozzafiato. Quindi non dimenticare di portare le scarpe da trekking. Uno di questi sentieri parte proprio sotto l'area sosta e poco dopo si congiunge diventando la FVG8 ciclovia della Carnia, che arriva fino a Tolmezzo ed è quello che ho percorso io. Per essere precisi, la ciclovia FVG8 è un percorso ciclabile che attraversa interamente la regione della Carnia, partendo da Venzone e terminando a Paluzza. Lungo il percorso, il tracciato si divide in tre rami, uno principale che prosegue fino a Paluzza e due diramazioni che terminano rispettivamente a Ovaro e Ampezzo. Si parte quindi proprio sotto l'area sosta, e tutto il tragitto è ben segnalato e di facile percorrenza. Gli scenari che si susseguono sono meravigliosi. Ho attraversato boschi di abeti profumati, pascoli verdi punteggiati di fiori selvatici e ho potuto ammirare panorami spettacolari delle montagne circostanti. La natura incontaminata ha nutrito la mia anima e mi ha fatto sentire in armonia con l'ambiente che mi circondava. Ero a circa 5 km dall'arrivo a Tolmezzo, ma ero stanca e non avevo portato con me né acqua né cibo. Ho deciso così di tornare indietro e non sono riuscita a visitare Zuglio, che si trova lungo il percorso ed è il più importante sito archeologico della Carnia, grazie ai suoi resti romani. Come detto prima, ci sono tanti altri sentieri, ma da sola mi sento restia ad addentrarmi tra boschi o affrontare escursioni troppo impegnative. Senza Max al mio fianco, preferisco concentrarmi su percorsi più accessibili e sicuri, godendo comunque della bellezza della natura, senza preoccupazioni e in totale serenità. Arta Terme racchiude non solo bellezze naturali, ma anche un ricco patrimonio storico e culturale. Il mio intento era di trarre ispirazione da questo viaggio per sviluppare nuovi progetti creativi. Ma qui ci sono anche alcuni punti di interesse che puoi visitare, come la chiesetta di Santo Spirito del XIV secolo, la chiesa di San Nicolò risalente al XV secolo e la chiesa arcipretale di Piano d'Arta e altri presenti nelle diverse frazioni circostanti.
Il mio viaggio ad Arta Terme è stato molto di più di una semplice vacanza. È stato un incontro con la bellezza naturale e la serenità che questa affascinante località termale friulana ha da offrire. Ho trovato un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana. Ho potuto lavorare agli articoli del blog e ai video di YouTube in totale tranquillità, ispirandomi alla bellezza di questo posto. La quiete e l'atmosfera rilassante hanno alimentato la mia creatività e mi hanno permesso di produrre contenuti facendo nascere anche nuove idee. Infatti ho scattato pochissime foto, poiché ho concentrato gran parte del mio tempo nella registrazione di video, ma soprattutto ho vissuto appieno il luogo e l'atmosfera che lo circonda. Arta Terme mi ha insegnato l'importanza di rallentare, respirare profondamente e connettermi con la natura. Questo viaggio mi ha ispirato a continuare a esplorare il mondo alla ricerca di luoghi che nutrano l'anima. E con questo episodio si chiude per ora il viaggio attraverso la meravigliosa regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo esplorato tante destinazioni affascinanti, dalle colline del Collio alle rive del mare Adriatico, lasciandoci cullare dalle tradizioni ricche e dagli scorci pittoreschi. Ma la bellezza di un viaggio è anche nella promessa di nuovi orizzonti. Il prossimo capitolo ci porta in Spagna, dove nuove avventure ci attendono per lasciarci incantare dalle storie e dai colori che questo splendido paese ha da offrire. Quindi, non perdere la prossima puntata! Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio virtuale. Spero che l'episodio abbia ispirato le tue prossime avventure in camper. Se ami leggere, trovi numerosi articoli dedicati ai posti che visito sul mio blog www.blondiewithayvan.com, dove trovi anche tantissime foto di questi luoghi e mappe dove sono indicati le aree e i posteggi per il tuo camper. Se hai apprezzato questo episodio, ti chiedo il favore di condividerlo e lasciare un commento. Ricorda, il viaggio è come una pagina bianca, pronta ad accogliere le storie scritte dai luoghi che attraversiamo e dalle emozioni che custodiamo nel cuore, rendendo ogni tappa un capitolo indimenticabile del nostro cammino. Ci ascoltiamo nel prossimo episodio di Avventure su quattro ruote!